Qual è il lago più grande d'Italia, signor Crista Capo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero? Il lago più grande d'Italia. Lo dice anche il nome? Lo dice anche il nome, signor Crista. Lago Maggiore! Me lo immaginavo. Me lo immaginavo che ci cascava. Il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice Maggiore, ma non è Maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? Spiritosa. Mi prende un inconvulso. Vogliamo fare qualche domandina sulla storia, signor Twista Capo? Il suo dritto. Dunque, vediamo un po'. Signor Twista Capo, dove è morto Garibaldi? Garibaldi? Capri! Lo sapevo, signor Capo. E di nuova! Molto spiritosa, signor Twista Capo. Ve lo immaginate Garibaldi a Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fa i tuffi dal paraglione? Cabrera, non Capri. Garibaldi è morto a Cabrera. Signor archivista capo. Qual è il nome di un pachiderma, signor archivista capo? Pachiderma qualunque. Un pachiderma. Partali! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor archivista capo. Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un pachiderma. Ecco, già lo so. Leggela con me per l'affare del pappagallo. Perché parla del pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi ritengo, a ragion veduta, che non può avere la promozione. Ma è rovinato. Senta Andro Bocciato, senta Andro Bocciato. Mi dica un po', signor archivista capo, signor maestro, permette che le faccio una domanda? Avanti, signor archivista capo, mi faccia una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi la parola pagliatone? Che significhi pagliatone? Perché lei lo sa, signor archivista capo? Se non lo sapessi, non starei qui. Non le avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor archivista capo, cosa significa pagliatone. Permette? Vorrà farsi? Prego. Quindi lei non sa che cosa significa pagliatone? Non lo so, non esiste.